2019, ci troviamo allo stand di Misu, l'iniziativa messa in piedi da Yuri Merlini, che abbiamo conosciuto nel corso dell'edizione 2018 di Cibus, e siamo in compagnia proprio con il Deus Ex Machina dell'azienda, Yuri Merlini, che intanto invitiamo a salutare. Bentornato. Grazie, grazie Fabio, ben trovato, sempre un piacere parlare con te. Parliamo del prodotto, dell'innovazione, di quello che è successo nel corso degli ultimi sei mesi, nei quali insomma, c'è stato uno sviluppo davvero molto importante. Qual è? Sì, come ricorderai, anche quando abbiamo parlato al Cibus, la nostra azienda, la nostra realtà, è nata e si è sviluppata e si sta sviluppando sul concetto del tiramisù espresso. Abbiamo creato una macchina, come già abbiamo spiegato, che permette la preparazione del tiramisù al momento. Tutti i prodotti, come ricorderai, venivano lavorati attraverso l'uso di questa macchina, che aiutava e aiuta l'operatore nella preparazione del prodotto. E la grossa novità, quest'anno è il nostro, diciamo, quarto anniversario al SIGEP, visto che abbiamo lanciato Misu al SIGEP del 2016, abbiamo introdotto un'altra, diciamo, novità importante dal punto di vista commerciale. Quindi abbiamo ampliato, abbiamo creato una linea di prodotti che chiamiamo linea pasticceria, che dà la possibilità a determinati operatori della ristorazione, della pasticceria, di utilizzare quindi i nostri prodotti a base di crema di mascarpone anche senza l'aiuto della macchina, quindi in modo manuale. Avremo, tra un attimo lo vedremo, anche uno chef professionista qui con noi, che vi dimostrerà come poter utilizzare, diciamo, le nostre creme, i savoiardi, per appunto la preparazione di dolci che non sono solo il tiramisù, possono essere ad esempio la guarnizione di brioche, delle bavaresi, tutta una serie di prodotti che si integrano in una normale offerta di pasticceria variegata. Da dove nasce questa esigenza? Quello che noi abbiamo riscontrato nel mercato è che esistono proprio due segmenti molto distinti. Ci sono operatori che hanno necessità assoluta della macchina, perché la macchina dà standardizzazione di processo, sgrava in modo importante le attività della cucina, e quindi determinate realtà che non sono necessariamente appartenenti a una categoria, non sono solo ristoranti, solo bar, cafeteria, dipende molto dall'organizzazione della cucina, dall'organizzazione dei turni di lavoro. In questo caso, per quelle soluzioni, la macchina è essenziale. Ci sono una serie di altre attività di ristorazione, che possono essere pasticceria, ma anche ristoranti, negozi, gelaterie, che hanno un laboratorio, hanno magari carichi di lavoro importanti ma non proibitivi, e per loro la macchina non serve, perché magari hanno una gamma di offerta di prodotti molto importante, hanno però necessità di avere un prodotto di ottima qualità, un prodotto di lavorazione artigianale come il nostro, che sia però già pronto, quindi non una base, non una materia prima, ma un prodotto già lavorato dove poter ulteriormente costruire delle lavorazioni di pasticceria. Ed è qui che si innesta in modo molto, diciamo, integrato la nostra offerta commerciale della linea pasticceria. E allora, abbiamo visto negli ultimi minuti anche la crema preparata dal pasticcere e la farcitura realizzata all'interno di brioche da mani esperte. Per chiunque desideri avere maggiori informazioni rispetto all'offerta commerciale di questo nuovo concept di Misu, alternativo a quello con il distributore, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? I contatti rimangono sempre i soliti, la nostra email è info@misu.it, abbiamo anche un numero WhatsApp di telefono che è 370 308 7982. E allora, mentre loro prendono nota del numero di WhatsApp da poter comporre per potervi contattare e dell'indirizzo di posta elettronica, io approfitto per assaggiare una delle tre varietà, o magari tutte e tre. Parliamo di mascarpone, pistacchio, alla nocciola, lo zabaione, alla vaniglia, sono ben più di tre. Quindi in realtà questa è l'altra grossa novità, che la nostra crema di mascarpone, pur rimanendo come base crema di mascarpone, viene variegata con diversi gusti, come dicevo, pistacchio, nocciola, abbiamo zabaione che è molto buono, vaniglia, liquirizia, pinoli,
Adesso mi fermo, sennò vedo già che... No, perché l'occhio comincia a perdersi e naturalmente con il profumo che proviene dalle nostre spalle per il prodotto che nel frattempo loro stanno sapientemente preparando, beh, insomma, qualche capogiro a quest'ora comincia a venire. Grazie, Yuri. Grazie, grazie a te, Fabio. Grazie. Amici, non andate via, seguiteci perché tra poco arriveranno altre novità presentate qui all'edizione 2019 di SIGEP, il 40° appuntamento.